Buonasera, buonasera a tutti quanti ed eccoci qui di un nuovo video. Oggi andiamo avanti con Tomb Raider, il primo. Hanno fatto un aggiornamento, hanno finalmente cambiato il medaglione con Skion. Vediamo se ne ha cambiato qualcos'altro qua, fucile, ma... Ah no, fucile a pompa, semplicemente fucile, magnum, fucile, ok, qua grande, ne questi qua ne sono stati così, ok, perfetto. Comunque dicevo, a parte l'aggiornamento, oggi è l'ultimo, facciamo l'ultimo livello ambientato in Grecia e quindi un po' sentiremo la mancanza, però sarà un livello comunque non facile, ma posso dire altamente intuitivo. Il motivo è questo livello, io che il primo Tomb Raider, lo ribadisco, non l'ho mai giocato se non per i primi livelli, io quando l'ho provato prima durante le prove per la prima volta l'ho proprio risolto in maniera facile con tutti i segreti e richiamo tutti gli oggetti recuperati e anche tutti i nemici abbattuti. Questo è un blocco che è diverso dagli altri, attualmente non ci possiamo fare nulla, ma poi capiremo il vero motivo per cui hanno messo un blocco così diverso rispetto agli altri. Adesso comunque andiamo avanti a fare il livello normalmente, qua ci sono un po' di salti da fare e anche un po' di giochetti con l'acqua. Infatti prima ho dovuto tirare quella leva subacquea per abbassare il livello dell'acqua, altrimenti non sarei riuscito ad arrivare fino qua. Allora, io potrei arrampicarmi qua e poi andare di qua, però non so se si intravede, ma qua e qua ci sono dei fucili automatici che sparano dei dardi. Semplicemente se io evito di andare là i dardi non partono e quindi mi risparmio una seccatura. Perfetto, e adesso come dicevo prima un altro gioco con l'acqua, probabilmente essendo questo livello con il precedente a cisterna, due livelli che hanno tanti di questi giochetti con l'acqua, probabilmente per questo motivo qua che nel remake Tomb Raider Anniversary hanno deciso di fondere questi due livelli in un unico solo. Comunque, questo livello, Tio Khan, con la T di Torino e non con la D di Domodossola, mi raccomando. Come si dice? È uno dei tre sovrani di Atlantide, qua sono sbagliato strada, e qua prenderemo anche il secondo frammento dello Skion. No, cavolo, ho sbagliato. Qua bisogna andare sotto perché c'è un'altra leva da tirare, perché qua c'è un corridoio lunghissimo e l'unica maniera per superarlo è azionare questa leva. Ok, e adesso entrare in questo corridoio. Qua abbiamo attivato una corrente che ci permette di arrivare fino qua alla velocità della luce. Così l'abbiamo superato molto ma molto facilmente. Perfetto. Che adesso che mi ci fa, ci sto pensando, l'ultimo livello del Perù era Tomba di Qualopec, che era un altro dei tre sovrani. Lo posso fare tranquillamente così. E quindi quando saremo in Egitto ci sarà la tomba di Camon. Cammon, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque questi sono i tre sovrani. Appena noi andiamo qua sopra si potrà intravedere qua. Eccolo qui, Pierre Duponte, lo scagnozzo di Nata che in tutti questi livelli in Grecia ci sta dando la caccia. Eccolo qui. Perfetto, l'abbiamo fatto scappare ancora una volta. Qua attenzione che c'è una trappola. Lo sapevo. Però l'abbiamo anche fatta molto facilmente, qua fucile a pompa. Perfetto,
La cosa brutta di uccidere il coccodrillo lì in quel corridoio stretto è che poi per un pochino ti blocca il passaggio. Comunque qua ci sono tre munizioni da raccogliere, anzi tre oggetti, qua sono munizioni. No, effettivamente sono proprio tre munizioni. Qua ben nascosto, ma sono ancora munizioni, stavolta per le magnum. E adesso ancora munizioni per il fucile a pompa. Qua, occhio, perché qua si vede che c'è un riquadro diverso dagli altri. E la stessa cosa per quest'altra parte che si trova diagonalmente all'opposto. Salendo su questi due riquadri, qua non mi ha preso, non mi ha preso il comando perché forse devo andare così al centro. Io posso sbloccare una porta che ci conduce al primo segreto. Aspetta, allora, non me l'ha preso, con calma rifacciamo. Di qui. Ah, ok, ce n'era un altro che non ho. Ah, eccolo qua, anche questo riquadro, effettivamente sì, ha senso perché è più scuro rispetto agli altri. Qua bisogna fare un giochetto che se non sbaglio simile a questo c'era anche uno dei primi segreti in Grecia. Comunque qua ci sono due oggetti insieme, due in uno, abbiamo anche la grande offerta del supermercato di Tomb Raider, due in uno. Adesso possiamo andare avanti molto bene. Qua c'è ancora il trappolone che adesso arriva un posto che a me personalmente fa anche tanto ridere. Beh, questa trappola resta così ferma, praticamente non c'è nulla, è sospesa in aria e soltanto quando noi ci avviciniamo inizia ad attivarsi così. E qua c'è un'altra trappola. Se noi andiamo qui, questa scure inizia ad ondulare qua e là, perché l'obiettivo è arrivare qua in cima. Intanto noi prendiamo questa munizione per il fucile a pompa. Però adesso che ci penso, di munizioni per il fucile a pompa ce ne sono tante. Qua si può sbagliare, per fortuna non si va in game over, come in questo caso. Però il salto è un po' fastidioso. Qua si vede che ho fatto proprio una bellissima scorta di munizioni e di piccoli grandi pronto soccorso, quindi possiamo anche andare abbastanza tranquilli. Ah, qua non l'ho preso abbastanza bene. No, qua questo salto può creare qualche problema. Quindi allora facciamo una cosa, visto per evitare di continuare a mostrare tutti i fallimenti, perché vabbè, ho visto come si fa, però a una certa anche basta. Qua se non mi riesce adesso. Ok, allora faccio un taglietto e riprendo soltanto quando mi riesce a fare quel salto là, va bene? Quindi è tra pochissimo, anche se passerà un nanosecondo. Ok, adesso ha funzionato, quindi ora possiamo andare avanti tranquillamente. Qua siamo sempre nel posto di prima, però se cadiamo, qua facciamo spec. L'obiettivo è arrivare qua. E l'unica maniera per arrivarci è alzare il livello dell'acqua.
Lì si è attivata la porta del segreto. Comunque, così facendo, abbiamo fatto spuntare l'acqua. Ho fallito il tuffo. Ecco, il segreto era qua. Perché praticamente se uno fosse arrivato lì semplicemente con l'acqua alta, avrebbe preso immediatamente le munizioni al segreto e non ci sarebbe più stato gusto, semplicemente questo. Sbagliato. Allora, qua noi dobbiamo nuotare, nuotare, nuotare fino ad arrivare qui. Ok. Io sto registrando questo video ed è praticamente soltanto la seconda volta che faccio questo livello. È un livello che l'ho fatto soltanto una volta nelle prove e ho detto ok, mi è riuscito. Tanto vale. Oh, 1000 munizioni tonde tonde. Dai, usiamo questo. Meglio curarsi. Perché intanto che abbiamo queste armi, usiamole. Adesso non dobbiamo arrampicarci qua. Ok, qua sopra ci sono due grilloni. Attenzione perché questi qua possono farci cadere se noi non prestiamo la giusta attenzione. Comunque intanto li abbiamo fatti. E adesso ancora un giochetto sull'arrampicarsi. Nulla di complicato. Qua c'è una chiave d'oro che ovviamente ci servirà per la risoluzione del livello. Occhio a non cadere qua perché qua sotto ci sono gli spuntoni. Quindi adesso andiamo qui e tramite questa chiave, vedete queste piattaforme, noi le sganciamo praticamente perché al momento sono ancorate lì al pavimento e loro galleggeranno. Eccole qui. E io ho sbagliato perché non mi è partito il pulsante del salto. Peccato perché ho fatto comunque una bella run. Poco importa, perlomeno qua non c'è proprio il rischio di morire. Se non per annegamento, ma la vedo a quanto improbabile. Qua c'è un piccolo pronto soccorso. Adesso c'è una stanza niente male. Questa è una stanza piena di enigmi. Qua ci sono una porta con due chiavi da inserire, normalmente non abbiamo nemmeno una. Qua ci sono altre due porte e qua altre due porte. L'unica, e qua in cima un'altra ancora. L'unica maniera per aprire è spingere questo blocco attraverso queste quattro piastrelle, non so come chiamarle. Ecco, in questi quattro punti del pavimento, ma attenzione perché dietro ogni porta ci sarà una piccola, piccolissima sorpresa. Ah, si è aperta questa qua dietro. Eccola lì. Ebbene sì, dietro ogni porta c'è un gorilla. Ecco
anzi un nemico, o anche più nemici in alcuni casi. Si è aperta un'altra porta dove dovrebbe esserci un altro gorilla. Ah, adesso scendo così almeno ti avvicinerai. Meno male. Sbagliato comunque. Non è un segreto, ma non è proprio un segreto. Ui, non mi aspettavo questa trappola. Mi sono anche spaventato, ma non è un problema. Qua c'è una chiave che ci serve, ce ne serve un'altra. E qua c'è un grande pronto soccorso. È perché l'hanno proprio nascosta bene questa trappola. Proprio abbiamo visto appena adesso che non è niente complicato, ma adesso per questa porta qua non ci sarà più un gorilla, ma ci saranno tanti, tantissimi ratti. Ok, 4 ratti. E qua c'è l'ultima porta che invece non ha nemici, però c'ha altri ostacoli. Perfetto. Allora, adesso dobbiamo entrare in ognuna di queste porte perché ovviamente ci sono degli oggetti che dobbiamo recuperare. Munizioni di qua. Ancora munizioni, qua ci dovrebbe essere ancora munizioni, intanto controllo se qua c'è qualcos'altro, non dovrebbe però, niente, 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 ok, allora ricordavo bene che lì non ci fosse nulla. Andiamo dunque dall'altra parte e lì c'è la chiave, però dicevo prima che c'erano degli ostacoli, sono dei massi che appena noi siamo andati qua c'è la stanza inizia a rotolare, ma adesso che hanno finito la loro corsa sono completamente innocui. Perfetto, qua c'è anche l'ultimo oggetto. Qua ci sono una chiave. E faccio un'altra chiave. Qua devo fare un salvataggino tattico. Qua dobbiamo cadere sulla sinistra. Ok, perché qua c'è il segreto e qua dobbiamo proprio fare una serie di salti perfetta. Trofeo, perché qua è anche la... mi ha anche fatto prendere trofeo. Perché è vero, la scorsa volta mi ero dimenticato, l'unica volta che ho fatto questo avevo mancato questo
Segreto, però ero andato comunque a fine livello per vedere come andava a terminare. Però è vero, non l'avevo completato al 100%, però comunque tutto il resto l'avevo recuperato. Ecco, una cosa, se trofeo di aver recuperato tutti quanti i segreti in Grecia. Oh, ciao, coccodrillo. Scusami tanto, cocco, non ti avevo notato. Quindi adesso vado qui e poi ti uccido, va bene? Molto bene. Qua quanto sono l'energia? Ok, ce ne ho abbastanza. Qua c'è un salto che è mancabile, ma possiamo comunque riprovarci un secondo momento, però facendo un giro lunghissimo. Mi spero proprio di farcela subito. Ok, ce l'ho fatta. Dobbiamo abbassare questa leva. E adesso noi dobbiamo raggiungere questa sezione qua. Oh cavolo, ho sbagliato io. Adesso dobbiamo arrivare qua, che siamo nel cuore di questo livello, che è anche la zona finale. Però prima di salire di sopra dobbiamo andare qua sotto, mi ricordo il passaggio, perché qua c'è la porta che non abbiamo aperto, e qua dobbiamo fare ancora una piccola roba. Il passaggio alla vecchia grafica qua è utile per vedere meglio questa zona. E adesso ci siamo aperti quella porta. Molto bene, molto bene. Ed ora abbiamo un'anticipazione di quello che ci aspetterà nei livelli Atlantide. Perché qua ci sono due statue di centauri, ma non appena noi ci avvicineremo, questi qua inizieranno ad animarsi. Basta semplicemente saltare così e il centauro morirà. E adesso tolgo un attimo il microfono perché c'è il dialogo con Pierre Dupont, che stavolta lo battiamo per davvero. A little late for the prize giving, no? It is the equipage which counts. Mi dispiace caro Pierre, perché praticamente è vero, sei arrivato prima di noi, però noi ci becchiamo tutte queste munizioni e oggetti che tu hai raccolto per noi. Lì siamo praticamente al fine livello, perché basta oltrepassare quella porta lì una volta che l'abbiamo aperta e il livello sarà già terminato. Ma prima ci sono ancora un po' di oggetti da raccogliere. Qua ancora munizioni. Ok, dobbiamo metterci la chiave d'oro. Là si intravede già un altro oggetto da raccogliere. Però adesso dobbiamo anche tornare indietro. Ecco, qua ci sono due trofei. Uno è quello di uccidere Pierre Dupont,
L'altro l'ho già fatto vedere nello scorso livello, è ucciderlo con le Manium. E un terzo trofeo è quello di arrivare qua, però senza uccidere nemmeno uno dei due centauri. Ma prima ce n'era uno, perché adesso se non torniamo indietro si eliminerà anche l'altro. Però noi adesso dobbiamo ucciderlo perché ci serve per uccisioni. E di centauri così ne avremo tantissimi noi in Atlantide. Perfetto, terminato tutto quanto. Stacco il microfono perché adesso c'è il filmato. Here lies Tahokan, one of the two just rulers of Atlantis. Who, even after the curse of the continent, had tried to keep rule here in these barren other lands. He died without child, and his knowledge has no heritage. Look over us kindly, Tahokan. Molto bene, e quindi questo era a livello la tomba di, con la lettera e titoli Tihokan, tutti gli oggetti raccolti, tutte le uccisioni fatte, tutti i segreti scoperti, e con questo noi abbiamo anche concluso tutti i livelli in Grecia. Grazie per l'attenzione, supportatemi con un like, con un'iscrizione, con un commento, e la prossima volta andremo finalmente in Egitto. Quindi ciao a tutti!